Sì, noi abbiamo voluto fare questo incontro che è il terzo che facciamo ormai sul tema, perché l'abbiamo presentato a fine luglio insieme al Presidente che ancora il bando non era uscito. Poi al momento che era uscito il bando, i primi di settembre, subito dopo la pausa estiva, ci siamo rivisti con tutti i comuni e poi oggi, insieme anche ai referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la dottoressa Berliri che si occupa specificatamente di questo strumento, per fare in modo che nessun comune rimanga indietro, che tutte le informazioni, sia a livello dei comuni che a livello dei CSV che sono qui presenti, il forum del terzo settore, l'ordine degli assistenti sociali, tutte le informazioni venissero diffuse in maniera capillare e davvero in maniera diffusa, perché sappiamo il potere delle informazioni e soprattutto della conoscenza dello strumento. In questo momento la dottoressa sta spiegando i requisiti che erano già definiti nel bando, quindi le famiglie con minore a carico, come arrivare ai punteggi comprendendo l'ISEE e anche eventuali criticità, quelle delle disabilità e soprattutto durante questa giornata avremo anche la possibilità di verificare come potenziare gli uffici. Noi siamo fortunati in questo senso perché il ritardo della Regione Calabria nel corso degli anni ci ha portato oggi a riformare il sistema delle politiche sociali, proprio oggi che ci sono a disposizione dei bandi e degli strumenti messi appunto a disposizione del livello nazionale per coprire anche il costo economico e finanziario della costruzione degli uffici di piano, dell'inserimento degli assistenti sociali e delle realtà che si andranno ad occupare soprattutto dell'analisi reale del fabbisogno delle persone, perché trattandosi di strumenti che vanno a valere su assistenza economica, ma anche supporto in materia di servizi alle famiglie, parliamo realmente di persone e la valutazione del bisogno deve essere fatta da professionisti e pertanto una rete formata e costruita soprattutto da chi di queste cose se ne è occupato nel corso del tempo per noi è essenziale. I servizi in materia di accompagnamento per le famiglie che hanno disabilità, in quelli che sono i percorsi di assistenza, ma anche per le famiglie con minori. In questo senso anche qui ci incrociamo con lo strumento dei pacchi infanzia e con l'ampliamento del numero di asili nido che avremo sui territori. Pertanto noi puntiamo davvero a fare rinascere in maniera efficace ed efficiente il settore delle politiche sociali e soprattutto di migliorare e garantire un'equa distribuzione dei servizi per tutti i cittadini calabresi.